Ciao ragazzi, quest'oggi reazione al Pokémon Presents del 3 agosto. Di solito le reaction le faccio direttamente in live su Twitch nel momento in cui esce il trailer, questa volta non ho potuto, ad ogni modo seguite il mio canale Twitch per non perdervi le prossime. E vi ricordo tra l'altro che stasera proprio su Twitch alle ore 21 saremo in live su Pokémon Emerald Kaizo. Abbiamo da affrontare Walter in Hardcore Nuzlocke, sarà un bel casino, vi aspetto. Detto questo, direi di non perderci in ulteriori indugi. Arrivo sinceramente a questo annuncio con poco hype, sia perché gli ultimi trailer non mi hanno convinto particolarmente sotto determinati aspetti, sia perché la recente ondata di leak mi ha un po' fatto passare la voglia. Vediamo se queste nuove informazioni su Scarlatto e Violetto sapranno ritirare su un po' il mio morale per quanto riguarda questi giochi e vediamo anche che cos'altro il Presents avrà da offrirci. Premetto che io ho provato a spoilerarmi il meno possibile nelle 24 ore che hanno succeduto al trailer, ci sono riuscito in parte, non sarà una reaction al 100% genuina, ma ho fatto del mio meglio, qualcosina ho visto di sfuggita. Oh no, ho sbrigatito Bip ed è cursato! Aggiornamento su Scarlatto e Pokémon Violetto. Vai. Vai, sono carico. Deludimi. Il trailer non corrisponde alle effettive esperienze di gioco. Il testo sullo schermo e il doppiaggio non sono presenti nel gioco. Lacrime. Ok. Ok, queste zone sono molto carine. I Pokémon sembrano muoversi. Wooper! Ok, questo l'avevo visto. Wooper l'avevo visto. È un Wooper della regione. Di cui, se non sbaglio, ho letto anche il nome. I Pokémon sembravano. Attenzione, prego. Oggi inizio. La ricerca di tesori. Ok. I leggendari a forma di moto, lui con le Premier Ball. Lui immagino che sia il direttore dell'universo. Ok, sì, i leggendari a forma di moto. Erano già stati leakati. Esplorare la regione. Ok. Sì, ok, puoi esplorarla come cazzo ti pare. Loro si trasformano in quello che vuoi. Un po' pacchiana come cosa, onestamente. Se devo dire la mia. Ok, noto con piacere che l'acqua sembra migliorata da leggende Pokémon. E la cultura. Ok. Bello l'interno della scuola. Quello lì sembra una Sunflora. Mi verrebbe quasi da pensare una sua evoluzione. Ok, quel nuovo Pokémon. Bello. Ok, d'accordo. D'accordo. Mi piace come si muovono i Pokémon nell'Overworld. Spero che non sia tutto fumo e niente arrosto. Questi immagino siano dei capi palestra. Dove andrete? Immagino a questo punto dove cazzo voglio. Un open world. Chi incontrerete? Questa è la nostra rivale, i professori. Interessante che... Quali imprese completereste? Non ho... Cazzo è sta roba? Ma? Ok, d'accordo. Viaggiate insieme... Ok, interessante. Vabbè, la meccanica delle moto ce l'avevamo. Imparate insieme. Ok. Crescete insieme. Oh, allora... Ok, vedo un po' di cose che mi piacciono. Va bene. Vedo un bel po' di cose che mi interessano. Fate tesoro dell'avventura. Vedo un po' di cose. Peccato però che abbiano specificato che sto doppiaggio non esiste. Oh, la meccanica! I cristalli. I Pokémon diventano cristallini, ok. La Pokéball che diventa cristallina. Quindi tutte le teorie che avevo fatto io sono andate nel cesso in 3 secondi. Che diventano cristallini e quindi sopra gli si sviluppa qualcosa. Ok, roba tipo ride. Questi credo che siano i nuovi ride. Che la ricerca di tesori abbia inizio. Sembra una sorta, sembra basato quasi sulla caccia all'oro verso il nuovo continente per come la butta giù. Cioè, come se ci fossero delle terre da scoprire, ci fosse una caccia di tesori. I nuovi giochi della serie Pokémon sono Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Questi giochi saranno RPG Open World, una novità per la serie Pokémon. Ok, d'accordo, anche rispetto alle leggende Pokémon sono una novità questi ragazzi. Paesaggi sconfinanti e paesini vivaci formano Paldea, dove la vostra nuova avventura si svolgerà. Allora sì, l'avevo già letto, forse era anche stato leakato. Graficamente convince sempre poco, però mi piace, ho apprezzato come si muovevano i Pokémon nell'Overworld. E apprezzo che l'acqua sia presentabile. Leggendari Corridon e Miraidon, uno di loro vi darà una mano durante la vostra avventura, salendo gli ingroppa. Ma quelli li ottieni subito? Potete sfrecciare per le praterie. Attraversare specchi d'acqua. Quindi loro li ottieni fondamentalmente subito. Create la storia che preferite. Vi iscriverete a una determinata accademia come studenti.
Ok. Accademia Arancia, Accademia Uva, credo, se ho letto bene. E lì vi aspetta un progetto extracurricolare speciale, la ricerca di tesori. Questo vi porterà a intraprendere un viaggio alla ricerca del vostro tesoro qui a Paldea. Ci sono tre storie emozionanti che vi aspettano. Una storia sarà incentrata sulle familiari lotte nelle palestre. Visiterete 8 palestre Pokémon puntando al rango campiona. In questi giochi non c'è un ordine specifico da seguire per lottare nelle palestre, però gestiscilo bene, eh. Scegliete voi la strada lungo il cammino dei campioni. Quel Pokémon lì mi lascia un po' perplesso per il momento, vorrei capirlo. Le altre due storie che vivrete contengono tante sorprese e nuove scoperte. Ricorda molto la struttura del DLC della Landa Corona, cioè con tre narrazioni separate. Olim e Turum studiano le leggende tramandate nella regione di Paldea. Clavel è il presidente dell'accademia a cui vi iscriverete. Ok, d'accordo. Mentre il professor Zimi, il referente della vostra classe, insegna biologia. Oh, sì. Sì, 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 ottimo, ottimo. Ci sarà la vostra amica Amy, ho letto, non ho letto. E incontrerete Peppe, uno studente di una classe superiore e ottimo cuoco, chicos. Penny, una timida studentessa del vostro stesso anno. Ci sono anche i capi palestra, tra cui Grusce, che può essere di tipo ghiaccio. Le persone che incontrerete a Paldea arricchiranno di certo la vostra avventura. Tante cose interessanti per ora. Ci sono anche molti Pokémon che vivono nella regione di Paldea. Guarda questa parte di grafica bella, belli Rotom lì. Oh, questa forma regione di Wooper, tipo terra immagino. Sembrano delle ossa quelle che ha attorno. Questo, vabbè. Sì, dunque, un po' di studio di soltanto. Ma è un corpo imponente, può congelare ciò che è intorno con uno dei suoi duri corni. Quindi sono tre nuovi Pokémon, devo rivederli. Completare il Pokédex nel corso della vostra avventura. Pokédex che però non sembra far parte di una delle tre avventure. Più divertimento in multigiocatore, ok. Cerchi a contatto, potrete giocare in modalità cooperativa con un massimo di tre amici. Potete cercare Pokémon che non avete ancora trovato. Voglio vedere però come interagiscono tra di loro. O esplorare la mappa insieme in groppa al vostro Pokémon. Godetevi tutto ciò che ha da offrire la regione di Paldea in compagnia. Terra Crystal. Ok. D'accordo. Il fenomeno Terra Crystal fa splendere i Pokémon come gemme. Sembrano delle mosse Z per ora. Anche dall'HUD. E sopra gli sono spuntati però. Ok, gli spuntano dei cristalli a indicare. Che roba pacchiana. Dei cristalli a indicare il typing che assumono. Possono Terra cristallizzarsi. Che può potenziare il tipo di un Pokémon e rendere più forti le sue mosse. Ok. In che termini? Inoltre il tipo di alcuni Pokémon cambierà quando si teracristallizzeranno. Ah, solo alcuni. Teratipo volante. Spero che questo dipenda dal teratipo. Fuoco. Acqua. Ok, va bene. Di norma Eevee rimarrà di tipo normale dopo la teracristallizzazione. Ma potrebbero esserci degli Eevee che diventeranno di tipo erba o acqua. Ah, bellissimo. Ok, quindi ogni Pokémon avrà anche questo valore. Provate a catturare Pokémon con dei teratipi rari. Spettacolare, competitivamente parlando questa cosa è incredibile. E anche a livello di bellissimo. Nei raid Terra Crystal, oh, erano letteralmente dei raid, ok. Pokémon Terra Crystal insieme a un massimo di tre allenatori in queste lotte, va bene, ok. Questo tipo di raid potete attaccare e curare quando volete. Ah, sembra molto Pokémon Go-like. Se dovete aspettare i vostri alleati. Oh, se non altro sembra un tipo di gameplay diverso. Ecco, questo è interessante. Rispetto ai raid che erano molto più meh. Dopo aver sconfitto un Pokémon Terra Crystal potete anche provare a catturarlo, va bene. Allora, competitivamente parlando è interessantissimo. Ma anche a livello di battle, di team building per un'avventura, per un'ipotetica challenge, è una cosa interessantissima secondo me. E ho mantenuto tutto ciò che adorate della serie Pokémon. Dov'è il parco lotto? Ammetto di aver avuto basse aspettative per questo trailer e in realtà sono piacevolmente colpito. In realtà devo ammettere di essere piacevolmente colpito. Da quello che ho capito il leggendario lo ottieni subito, che è la cosa più interessante in realtà. Molto interessante, ovviamente a livello grafico non abbiamo visto grandi cose, ma sono felice di aver visto comunque una gestione dell'acqua a livello grafico un po' migliore, che era secondo me davvero il disastro di Leggende Pokémon Arceus. Vedi qua ad esempio in Leggende Pokémon Arceus, in questa zona dell'acqua la situazione era molto più tragica. A volte nell'acqua di Leggende Pokémon Arceus era davvero scandaloso. Non riuscivi nemmeno a identificare i Pokémon. Quello ad esempio erano dei Remoraid, dovevi proprio sforzarti per distinguere i pixel. Qua c'è un miglioramento abbastanza obiettivo. Di questo sono contento, vuol dire che comunque mi aspetto anche un miglioramento generale, per quanto non sarà sicuramente eccesso, anzi rimarrà probabilmente da quel punto di vista piuttosto mediocre. Ma vedere questi Gyarados qua distinguibili nell'acqua, che si muovono in maniera più umana, se non altro toglie uno dei principali problemi che ho percepito in quei giochi lì, cioè le zone marittime. Quindi molto bene da questo punto di vista, sono contento. Ok signori, questi erano i trailer. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Domani ore 15 avremo una live in cui analizzeremo anche il sito ufficiale, riguarderemo al rallenti trailer. Lo so che arrivo un po' in ritardo, perdonatemi, non è colpa mia. Per il resto vi aspetto questa sera alle ore 21 su Twitch per Pokémon Emerald Kaizo Hardcore Nuzlocke. E noi ci becchiamo in un prossimo video.